vediamo adesso come costruire l'esercitazione 12 o 13 con SolidWorks. Questa è la tavola riportata tridimensionale e impianta. Come si può realizzare questo? Si può realizzare in due modi: si crea questa base, si può creare anche rettangolare e fare questo di raccordo sul volume finale realizzato. Poi, una volta creato questo, ci si crea dietro questa struttura in appoggio al piano e si viene a creare con questo piano qui. Quindi io vi posso decidere di fare questa struttura o da foto 55, qui lavoro il piano e poi va sull'interno, che forse è la migliore, va bene? Quindi questo è 55 per 125. Io cosa faccio? In questo piano qua. Vado a creare un rettangolo allo spigolo di lo vuoto e mi viene 125 per 55. Ok, esco, estrudo e lo estrudo alto di 12, poi vado a creare il raccordo, questo qua di 20, raccordo tridimensionale, vado qui e creo il raccordo tra questo spigolo qua e lo creo di 20, va bene, questo è l'accordo qui di 20. Ok, a questo punto col CTRL 1, 2 me lo rimetto nella posizione giusta. A questo punto posso andare a costruire qui dietro il piano su cui mi creo questa figura qui, quindi piano, contro il destro per il piano, qui converto entità, io ora su questo me lo metto nella posizione giusta, contro 5, eccolo qua, mi creo la figura, questo qua, va bene? A questo punto io mi creo partendo da 55 d'altezza e 25 la linea di ostruzione, mi creo il centro su cui ostruire, quindi mi creo una linea a caso, un'altra linea a caso e me lo vuoto. Questa la metto a 55 dal fondo, riprendo 55, quest'altra la prendo a 25 dal bordo. A questo punto disegno il cerchio, è un cerchio lo faccio a caso, anche qui se voglio assessore punto intersezione, prendo il punto, lo metto qua, poi a questo punto CTRL con questo, coincidente, con il CTRL premuto, poi sul punto disegno il cerchio e lo fo di 25. Più disegno un cerchio di diametro 25, che poi foro che farò dopo, va bene? Poi cuoto questo 50, questo 25, poi dico che
Questa retta deve essere tangente a questa. Contro il premuso delle due elementi tangenti. A questo punto accorcio, toglio via questo. A me prova corta, quindi già l'estendo. Bene, a questo punto posso accorciare. Ok, bene, a questo punto ho fatto tutto, posso fare l'estrusione che si è detto è verso l'interno perché 55 l'avevo già fatto, l'estrusione questa larghezza qui è sempre di 12, quindi a questo punto esco, schizzo, funzioni, estrusione base. Seleziono questo, non indietro ma inverto di 12. Ok, c'è un piccolo errore nello schizzo se ho visto ora, accorciare questa linea qua che è troppo lunga, ma insomma vabbè. Tasto destro, riapro l'estrusione, schizzo, accorcio entità, questo qui, va bene. Ok, esco. La cosa errore, lo ridisegno, schizzo, ovviamente gli do già lo schizzo con il foro, quindi già mi viene corretto, va bene? Ok, bene, questo l'ho fatto, mi resta l'ultima parte è il foro ellittico qui sopra, lo metto nella posizione giusta, lo posso mettere anche così oppure lo rigiro. Davanti, eccolo qua, incontro il 2, nella posizione giusta, il foro dalla parte opposta di questo va bene, quindi lo devo fare qui, ed è un foro ellittico, ed è un'ellisse, 8,5, 54, non mi dice dove è posizionata di preciso, sembra sia posizionata alla fine di questo raccordo, quindi io mi metto su questo piano, tasto destro, converto questa linea per trovarmi effettivamente il punto dove far coincidere l'asola, la faccio per costruzione per non avere problemi dopo, disegno la linea di mezzeria che va da questo punto e che va così a caso, questo punto è definito. Il resto non mi dice più o meno dov'è cosa, non è, mi dice la posizione precisa rispetto al bordo. Allora, qui è definita in questa direzione, mettiamo che coincida, quindi può coincidere questo come fosse su questo punto, va bene, perché non ho altri riferimenti. A questo punto stesso discorso, metti il punto nell'intersezione oppure accorcio in modo che le linee finiscano in quel punto lì perfettamente. A questo punto prendo l'asola, asola dritta, così mi dà tre punti e batto una, due, apro a caso, cuoto il bordo che è 54. L'arco che è 8,5. A questo punto sono pronto a fare il taglio. Taglio estruso. Mi va da lui. Lo fa passante per sicurezza. Ok, e quindi ho finito la mia figura. Va bene? Allora, mi manca l'ultima parte, il labbro centrale. Allora, mi rimetto nello schizzo quello di prima, questo, lo rendo mostra, faccio un piano che passa per questo punto e che sia, secondo riferimento, perpendicolare a questo.
Ok, su questo piano mi sono costruito, creo lo schizzo, lo metto nella posizione ottimale, eccolo qua, e qui ci disegno il triangolo alto 24. Allora, questo prendo, mi converto entità, tiro una linea. Tiro la linea da questo punto a caso, qui converto entità, accorcio, e io la quota di questa linea che deve essere 24. Bene, a questo punto non mi ha preso il coso, dopo lo riprendo. Posso fare l'estrusione, esco, è sempre in qui prima, estrusione, modifica, mi ha perso lo schizzo, glielo rendo, ok, a questo punto fa l'estrusione, gli do la linea, vediamo se ha preso lui la superficie giusta, se no fa così, cancello e gli do io il triangolo. Io da due lati in tutto e 10 fa 5, come ho fatto nel piano simmetria, se vado in direzione 5 e lo fa da due lati, va bene? E ho creato il troppo alto, non c'è problemi, esco qui, schizzo, modifica, questa linea è 14, manda via la posatura. Allora, esco. Controllo 1, controllo 2, controllo 3. Giusta, questo è 25, sbagliavo, questo è giusto. Questo è 55, 12 e mezzo fa 12 e mezzo, questo è 12 più 14 fa 26, dovrebbe tornarci. Vediamo il colore errore sta fatto qui. Non ho sbagliato, disegnato, disegnato la parte sbagliata. Andate a convertire. Questo è all'incontrario, questo da convertire, va bene, quindi a 12 di là. Comunque, vabbè, mal di poco, si può modificare così. Questo non è 24, questo si cancella, questo si cancella, sì, questo si lascia, si converte questo. Triangolo sta così, questo si accorcia, questo si vuota a 24. Oh. Ok, ora va bene, confermo e esco dal e già aveva preso la modifica. Ok. A questo punto devo realizzare l'ultimo raccordo, è questo di 3,
faccio altro che raccordare, raccordo questo tra questo e questo di sé. Ok. Questo no, qui ma di sotto. Ok, di tre. Bene, l'analogo lo fa di qua, raccorda. Posso fare anche lo specchio volendo, posso fare in due modi. O fa lo specchio. Specchio intorno a questo piano. Di raccordo, va bene. Farlo. Ah no, perché il piano è successivo alle figure, sono superiori a corto, quindi lo rifaccio di nuovo, perché le tre superfici erano prima del piano che sono quelle sopra, quindi rivado il raccordo e ripreso dalla parte di là, questo e questo, perché alcune superfici di queste in cui raccordavo erano create prima del piano e quindi questo gli creava problemi. Mi sono messo giù e vedete come mi da giallo, tolgo la regione e ovviamente la riseleziono, dove andare bene, ma appare sempre giallo. Vabbè, comunque in generale la figura è pronta, va bene. Ctrl 1, volendo posso fare con lo spazio e vedermela da tutte le direzioni, va bene? Da qui, da qui, da sopra o dalle parti, va bene? Ok? Benissimo, la tavola 12 è fatta.